Sia lodato Gesù Cristo. Io non so qual è il vostro cuore questa mattina. Non so se avete ricevuto a sufficienza un'educazione cattolica che vi permette oggi di rendervi conto del mistero che la Chiesa celebra. Non so come siete arrivati, ma so come devo invitarvi perché viviate oggi in modo cattolico la festa di ogni santo. Innanzitutto vi supplico di riconoscere la realtà dentro la quale siete immersi. Non è un fatto di psicologico che dovete decidere voi. Voi siete immersi nella Communio Santorum, nella comunione dei santi. Che non è un modo di dire, è una realtà. Ma bisogna rendersi conto che non esiste Gesù Cristo da solo. Non si dà Gesù Cristo senza la comunione dei santi. Perché i cattolici nei secoli hanno difeso il culto dei santi contro tutte le eresie nascenti nel cristianesimo? Perché non si dà Cristo se non con tutto il suo corpo mistico, che è la comunione dei santi. Il Christus totus, il Cristo totale, è Gesù Cristo capo con il suo corpo mistico. E che cos'è questo corpo mistico? Sono tutti gli eletti, i santi, tutti coloro che segnati dalla grazia del battesimo e degli altri sacramenti sono trasformati in Cristo e fanno parte del suo corpo, sono il suo corpo. Vi supplico, cercate di immaginare queste cose. Non c'è Gesù da solo, non c'è una testa senza il corpo. La comunione dei santi è il corpo di Cristo. Fa parte di questo corpo mistico. Fanno parte tutte le anime che sono già in Dio, in cielo, nella gloria del paradiso. Questa moltitudine che adora Dio in eterno. E in questa gloria c'è la Vergine Maria che è anche con il corpo già in questa condizione. Le altre anime in attesa che il corpo venga nell'ultimo giorno riunito all'anima. Ma la Madonna è già con il corpo, assunta. Altro che non è una realtà. Non è una cosa così psicologica e sentimentale. È la realtà. Appartengono a questo corpo mistico, alla Communio Santorum e quindi al Cristo totale, tutte le anime che non possono essere ancora ammesse pienamente in paradiso, ma che su questa terra avevano già iniziato il cammino di purificazione. Sono morte in grazia di Dio, ma non sono ancora perfette e sono le anime del purgatorio. E appartiene a questa Communio Santorum tutto il popolo dei cristiani che ha accettato di iniziare a far penitenza, cioè noi, mi auguro, tutti noi.
appartiene alla Chiesa, chi ha iniziato il cammino di conversione e di penitenza segnato dalla grazia di Dio, ma che ha accettato di compiere, ed è la Chiesa militante. Non c'è una Chiesa che non sia militante su questa terra. Militante vuol dire che accetta di combattere la buona battaglia della fede. Questo è il Cristo totale. Non si dà un Gesù se non così. Allora capite con che cuore uno vive la giornata di oggi. Con che animo di fede vive tutti i giorni che verranno. Perché anche i giorni dell'ottava dei defunti sono da vivere dentro il Cristo totale, dentro la comunione dei santi. Anche perché sia per noi che siamo militanti su questa terra, sia per l'anima del purgatorio, il lavoro è lo stesso, è il lavoro di purificazione, che inizia con la grazia di Dio nel sacramento, ma che chiede la lotta quotidiana e la volontà di lottare perché Cristo regni in noi e non il peccato. È una lotta molto concreta, che comporta la rinuncia, il distacco, la penitenza, l'accettazione delle persecuzioni. Avete sentito le beatitudini? Quando beati i poveri in spirito, beati i misericordiosi, alla fine, guardando negli occhi i suoi discepoli, il Signore dice la condizione finale. È riassuntivo di tutto, non si arriva mai al fondo, no? Si sta sempre all'inizio. Alla fine dice, quando prima è generico, beati coloro, beati, poi dice, beati voi. Li avrà guardati negli occhi, eh? Quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, diranno ogni male contro di voi, mentendo. Per colpa mia, dice Gesù, per colpa mia lo diranno. Godete ed esultate, perché la vostra ricompensa è grande nei cieli. È l'accettazione della penitenza per arrivare alla gloria del paradiso, cioè alla santità, alla partecipazione totale al mistero di Cristo nel suo corpo mistico, la comunione dei santi. Se vivrete così questi giorni, saranno giorni di grazia. Se vi è difficile immaginare tutto questo, domandate la grazia di comprendere un poco di più cos'è la comunione dei santi. La seconda considerazione che mi sento di dover fare oggi a ciascuno di voi è che solennizzare la festa di ogni santo è importante perché hai una verifica del cristianesimo. La grazia di Gesù Cristo funziona. Funziona. Fa i santi. Per questo il culto dei santi è così prezioso per noi cattolici. Cioè per i veri cristiani. I cristiani totali. Che non hanno tirato via qualche pezzetto il cristianesimo. Se andate nella cattedrale di Pinerolo, ho fatto l'avventura di andarci, meravigliosa, è un neogotico dell'Ottocento, ma sono alle porte, sono i Valdesi vicino, no? Tu entri e non c'è un pezzetto della cattedrale che non abbia dipinta con l'aureola dorata un santo, anche i pilastri, anche i contropilastri, le volte, tutto. Diceva il parco della cattedrale, hanno proprio reagito contro l'eresia, hanno detto per noi i santi sono importanti, sono tutto, perché sono Cristo presente. Ed è questo per la vita cristiana. Cristo presente, che funziona, lo vedi nei santi, ma non nei santi per modo di dire. Oggi si rischia di dire che tutti sono santi, nessuno è santo. I santi si vedono. I santi devono fare il miracolo, se no non sono canonizzabili.
I santi fanno spuntare i fiori d'inverno. Avete in mente tutte le vite dei santi? I santi hanno la potenza di Dio in loro e compiono esattamente quello che Gesù Cristo ha compiuto. Allora il cristianesimo funziona. Questo è consolante, sì, ma è responsabilizzante enormemente, perché se ha funzionato in loro, funzionerà anche in te il cristianesimo. Ma devi stare alle condizioni, devi accettare di iniziare la penitenza, il cammino vero della conversione, che con la scusa che non si può mai cambiare se stessi, noi non facciamo i passi nella santità. No, è reale, il cambiamento si vede, si tocca con mano, produce. Pensate che ogni giorno la Chiesa legge il martirologio, cioè i santi più importanti morti in quel giorno. E prima di tutto descrive cosa è successo ai martiri che si celebrano in quel giorno, e descrive anche tutti i supplizi che hanno subito, terribili, terribili. Oggi in un catechismo purificato non ci stanno più quelli, perché sennò i bambini si turbano. È la fiera dell'orrore. Ma pensate alla nostra patrona, legata a una ruota uncinata, una bellissima donna di 18 anni legata a una ruota. Non è un modo di dire, hanno subito quello. E tutti i papi dell'inizio della storia della Chiesa hanno subito quello. E tutti gli apostoli, eccetto San Giovanni, hanno subito quello. E poi ci sono i martiri senza versamento dei sangue dei confessori, delle vergini, di coloro che hanno detto di sì al Signore totalmente. Ogni giorno la Chiesa ne fa memoria, perché non si dà Cristo senza i santi, senza il suo corpo mistico, senza la comunione dei santi. Condizione è la grazia di Dio, perché solo Dio è santo, solo Gesù Cristo è santo, ma il Signore ci fa partecipi della sua santità. Ti ha detto le condizioni: beati voi quando vi insulteranno, vi persecuteranno. Abbraccia la penitenza, abbracciala una buona volta, e funzionerà in te e sarai trasformato. E tutto questo produce merito, per cui è necessario viverlo. Oggi preghiamo i santi, rendiamo gloria a Dio per la loro santità, domandiamo la loro potente intercessione. Ma è chiaro che il Signore ci dice: accetti di essere tra questi beati che a causa mia sono grandemente perseguitati, se no vai per la tua strada. Ma non puoi essere mio discepolo. Non c'è altra strada se non quella della croce, che poi si dipana nella nostra vita dentro la penitenza quotidiana, dentro la rinuncia quotidiana. Perché la rinuncia al peccato è fatta di tante piccole rinunce, che il peccato si costruisce pian piano e lo si allontana dentro le piccole rinunce, i distacchi. Hanno voluto fare un cristianesimo senza rinunce, senza distacco. È la blasfemia. La preghiera che la Chiesa ci fa dire nella messa di oggi dice già tutto. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai dato di onorare i meriti di tutti i santi. Noi non onoriamo i santi oggi, ma i meriti dei santi. Hanno meritato la santità. Sì. Oh, è per grazia la santità. Sì, ma la grazia funziona se hai i meriti, se accetti la battaglia, se accetti le ferite, le contusioni.
che ci hai dato di onorare i meriti di tutti i santi in una sola solennità, per così numerosi intercessori, accordaci la desiderata abbondanza delle tue grazie. Ma dobbiamo desiderarle queste grazie. Ma le grazie che il Signore ci farà saranno tutte finalizzate all'unico scopo, che è quello del paradiso, cioè di essere trasformati in Cristo. Quindi le grazie chiedono la penitenza, le grazie chiedono la croce, le grazie chiedono la battaglia. Noi siamo così pellegrini su questa terra, ma soprattutto siamo chiesa militante per questa battaglia nella fede. I nostri cari defunti, se sono morti in grazia di Dio, sono nella chiesa purgante. Ma come si fa a aiutarli? Solo se si è dentro la stessa storia. Permettetemi questo linguaggio un po' più moderno. Dentro la stessa storia vuol dire essere in grazia di Dio. Se non si è in grazia di Dio, non si può suffragare i defunti. Tutti quelli che visitano il cimitero, che non si confessano mai, non fanno mai niente per i defunti. Li ripiombano più in fondo nel purgatorio. Che senza, non in grazia di Dio, non ci sono i meriti. Io sto dicendo, balbettando, la dottrina cattolica la trovate nel Catechismo del Concilio di Trento, la trovate nel Catechismo di San Pio X, è la dottrina cattolica. Per avere i meriti bisogna essere in grazia di Dio. Essere in grazia di Dio è l'inizio del lavoro. Allora tutto ciò che preghi, tutto ciò che soffri, tutto ciò, produce dentro questo, dentro il Cristo totale, dentro la comunione dei santi. Ma devi accettare di compiere la stessa battaglia. Allora tra noi e le anime del purgatorio c'è un'unione profonda. Ecco perché si vive in questo stesso clima, da oggi pomeriggio, tutta l'opera del suffragio che dura 8 giorni. Perché la Chiesa ha messo l'indulgenza plenaria? Ma per dirti, guarda che o sei in grazia di Dio, o ti confessi e ti comunichi, funziona. Oggi lo si può pasticciare in altro modo perché si ha paura di offendere qualcuno, ma non c'è carità più grande di dire a uno subito guarda che le cose stanno così. Perché se io fossi gentile e non lo dicessi, devo rendere conto a Dio, perché è Dio che ha fatto così le cose, non gli uomini. Ma c'è una verità profonda. O la grazia inizia questa trasformazione e tu accetti la penitenza come purificazione, o non funziona. Allora, viviamo dentro la comunione dei santi ogni giorno della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.